Prima di cominciare il video, un saluto ad Alessio Artigiani. Wahekuj, ben ritrovati alla vostra Andralink 91 in questo nuovo episodio di LBX Little Butler's Experience. Nello scorso episodio abbiamo avuto il permesso di nostra madre di usare il nostro LBX appena ricevuto a X00 e siamo andati quindi di corsa a comprare un'armatura per il nostro giocattolino, però c'è un problema. L'armatura è stata venduta, o meglio ancora rubata, da una banda di teppisti capitanata da un certo Hans. Il distruttore Hans di modellini di LBX sembra che sia più forte della scuola, fa paura a tutti, nessuno ha il coraggio di contrastarlo, ma noi siamo Van Yamano, non abbiamo paura di nulla perché siamo dei ragazzini e i ragazzi, si sa, non hanno paura di nulla. Negli anime e nei manga, invece nella vita reale sì. Ehi Kazuya, come va? O Kazuya, perché è giapponese. Che ti prende oggi? Sempre euforico. Non dirmi che hai comprato un LBX. Ah, sì, più o meno. Stai scherzando, grande. A dire il vero, e gli racconta anche a lui tutta quanta la storia. Non l'ho proprio comprato. Ah, me la fa dire a me? È una storia un po' strana. È davvero fantastico. Dovremmo organizzare una sfida tra lui e il mio trooper. Paratrooper? Certo, ehi Kazuya, tu conosci un ragazzo di nome Hans? Hans Gordon, non lo conosco bene, ma so che è il capo della banda, i moschettieri di Hans. Interessante, sai che hai detto che erano in quattro? I tre moschettieri più D'Artagnan. Sono tutti degli ottimi giocatori di LBX, ma nessuno raggiunge i livelli di Hans. Ho sentito dire che la gente lo chiama signore della distruzione. Dicono che distrugge qualsiasi LBX che affronta in battaglia. Ma c'è la cena di ragazzo là fuori. E ce l'ha detto prima, ce l'ha detto. Signore della distruzione. Questo Hans proprio l'area di essere un grande giocatore di LBX. Non lo si vede spesso a scuola. Diciamo che non è uno che segue le regole. Del buon senso? Che regole? Ci aiuterà a trovarlo, Kazuya? Io preferirei non ficcare il naso. Non potete farcela. Fareste meglio a rinunciare anche voi. E invece no! Noi siamo impavidi e quindi dobbiamo assolutamente scoprirlo e fermare i suoi malvagi piani. Bene ragazzi, un po' di silenzio. Non avete sentito la campanella? Mettetevi a sedere. Se continuate a arricciare sopracciglia in quel modo le verranno le rughe, sa? Avrà 20 anni scarsi sta frichina, su. E quelli vuole dei compiti extra, se li merita. A una donna di 20 anni va di non arricciare sopracciglia, e su. Ma vuoi ancora quelle rughe? Mi dispiace Van, quel ragazzo è troppo forte per noi. Io non ho chance contro di lui. Per me è tardi che ho quasi, 20, che ho quasi 30 anni, ma ci manca ancora per i 30 anni, per carità, però inizio ad essere in un'età avanzata. Forza Van, se te la senti potremmo metterci sulle tracce di Hans. Il fatto è che non so da dove cominciare, allora chiediamo a tutta la scuola. È uno studente di terza e tu conosci un ragazzo di terza, Frank? O Frank? Penso sia Frank. Forse potremmo chiedere a lui. Ottima idea, dove possiamo trovarlo? È di terza? Speriamo che sia a scuola oggi. Come funziona in Giappone? Puoi andare a scuola quando ti pare? A saperlo andavo là a iscrivermi quando ho iniziato a scuola. La lingua si imparava strada facendo. Ha fatto altre modifiche al suo LBX. È 5 volte più veloce. Ehi! Poi inseguimento, non è velocità classica, proprio quando ti insegui, quando scatti. E vabbè dai. Però Gabe ci viene in soccorso, ci vuole aiutare a cercare questo tizio di nome Hans. È il capo dei cosiddetti moschettieri di Hans. Certo però che parlano davvero tanto. Ma forse anche perché comunque sia, essendo le prime fasi di gioco, come tutti quanti i giochi della level 5 ti deve spiegare ogni singolo particolare. Non è male se giochi per conto tuo, ma il gioco più prolisso che io abbia mai giocato e amato, non per la prolissità ma per quanto era bellissimo, è Sola Torobo. E lì chiacchierano in una maniera inverosimile. Allora Frank non è qui, ma non penso che sia già andato a casa. Non so se è a scuola oggi, però ora pensi che non sia andato a casa. Quindi sei sicura che oggi è venuto a scuola? Nana? Nana quella dell'anime, Nana? Stai cercando Hans, non ti consiglio di andare da lui a meno che tu non voglia finire male.
diventa violento molto velocemente. Cioè praticamente lui parte calmo e poi a un certo punto gli piega il matto e inizia ad essere violento. È molto violento, se lo vedi gli suggerisco di voltargli le spalle e correre via. Vabbè, ecco questa qui è un altro punto con cui parlare perché nello schermo inferiore si vede. Hans ha completamente distrutto l'LBX del mio fratellino, da allora lui è sempre giù di morale. E se ne andasse a comprare un altro? Non perdonerò mai Hans, non posso fare niente, se lo sfido distruggerà anche il mio LBX. Non so proprio cosa fare. Mettiti l'anima in pace e compra un altro LBX a tuo fratello. Hans, ma chi si crede di essere? Mi andiamo! Non possiamo lasciare che qualcuno usi gli LBX per scopi così crudeli! Ma non sappiamo nemmeno dove cercare, dove andiamo? Non possiamo aspettare qui, dobbiamo andare a cercare Frank. Potrebbe anche trovarsi qui nei dintorni. Ok, andiamo! Secondo me sta combattendo contro Hans ed è finito male. Ah, questa qui vuole giocare? Mi dispiace tesoro, ma ho da fare ora. Sicuramente Hans mi fa finire male, oppure a un certo punto X00 prende, si trasforma, non lo so, qualcosa succederà. Perché dobbiamo batterlo questo Hans, no? Ciao Amy, come te la passi? Vuoi invitarmi a cena per caso? Non proprio. Speravamo che potesse aiutarci a trovare Hans Gordon. Che cosa? Hans Gordon? Sì, non sappiamo proprio dove... Scusate, mi sono ricordato ora. Devo andare in un posto, è molto importante. Aspetta, Frank, per favore, puoi dirci dove si trova? Io non ne so nulla, lasciatemi in pace. Non voglio avere più niente a che fare con quel tipo. Vuol dire che tu l'hai già... Sentite, io non posso dirvi niente. Se sapesse che ho parlato, non oso pensare alle conseguenze. E che ti vorrà fare? Scappellotto e via, amici come prima. Scommetto che l'LBX di Frank è stato distrutto da Hans e dal suo Destroyer. Deve essere dura vedere proprio LBX distrutto in battaglia. Per questo Frank non vuole mischiarsi. Ma chi farebbe una cosa del genere? Non è giusto. Non è per questo scopo che mio padre ha inventato gli LBX. Senti un po', credi di aver sentito Mika parlare di questo Destroyer o come si chiama qualche giorno fa? Ah, Mika, la ragazzina che è in classe con noi, Mika Morris. Sai dove possiamo trovarla? Probabilmente alla sala giochi, è lì che passa la maggior parte del suo tempo. D'accordo, andiamo, la sala giochi è a viale dei negozi. Insomma, centro, un centro sta. Ok, level 5 però, questo è un joystick del GameCube, No, dico solo questo. Ok, questo non è proprio del GameCube, ma questo è palese. Vabbè, Arcade. Entriamo nell'Arcade. Vediamo un po'. Vabbè, se me la metti qua, proprio... L'unico palo ficcato in mezzo alla strada è lei. Vediamo un po' che ci dice, va. Che c'è? Mika, sai per caso dove possiamo trovare Hans Gordon? Ehi, sei Mika per caso? Che nome è Mika? In italiano siccome hanno cambiato tutti quanti i nomi, questi geni di Nintendo hanno voluto per forza cambiare i nomi, datele un altro nome anche a lei, no? Visto? Ve l'avevo detto che lei lo sapeva, vero Amy? Shh, Gabe, Mika, dov'è Hans? Non mi merito neanche un grazie. Se riuscite a battere il mio LBX in battaglia ve lo dirò. Oh, le battaglie di LBX sono il pane quotidiano per un giocatore di LBX feroce come me. Ma... E poi devo comprare uno scudo al mio LBX, ma costa tutto un macello di roba, costa troppi crediti costano. Non è verosimile la cosa, costano troppo. Dai, vediamo un po' se lo schiva. No, non lo schiva. Sto un po' corto anch'io, sì, dovrei mettere qualche kit officina per ricaricare appunto la salute. E dai, va a posto, fatto. Va bene così? Attenzione! Ha un'altra sala di livello! Ottimo, che bello! Sarà a livello 5 le sue parti. Salgono, italiano. Please. Ho perso. È dietro alla palestra, nel covo! Vuoi dire che nei quartieri bassi? I quartieri bassi? Quindi la palestra... Dietro la palestra della scuola c'è un posto nascosto e pericolosissimo. Chi ci mette piede non ha via d'uscita. Non prima di una battaglia, almeno. Sembra proprio un luogo adatto al covo di una banda. Non perdiamo altro tempo allora. Amy, Gabe, andiamo. Ok. Sì, certo. Ricordati del negozio di Maestro Navarro. Dovremmo anche prendere dell'olio. Hai ragione, andiamoci subito. Mamma mia, lucertola?
Questo è uno che stava con quelli di Gabe, di Hans, sicuramente. Tipo, uno scudo leggero, 4.000 crediti. Ma come li faccio i crediti? Ho combattuto contro un ragazzino ieri per tre volte e non mi ha dato neanche un credito. Quindi, come si prendono questi crediti? Fatemi capire. Non dirmi che ne siamo a trovare anche noi forzieri con... Sì! Scudo triangolo! Eia, subito allora! Perfetto, gli ho messo lo scudo triangolo. In questa maniera, quando mi attaccano, mi difendo con lo scudo. Ho più possibilità di parare un colpo, insomma. Mi è più facile. Vediamo un po' se troviamo questo Hans. Ah, bello però il paesaggio qui, eh. Così doveva essere Yo-Kai Watch, secondo me. Level 5 birichina. Ah. Bene. Wow. Non avrei mai pensato che dietro la scuola si nascondesse un posto simile. Questo posto fa venire i brividi. Stiamo attenti. Potremmo incampare in una battaglia ad ogni angolo. Non preoccuparti, Amy. Se hai paura puoi venire vicino a me. Ti proteggerò. A dire la verità non credo di essere io ad avere paura, Gabe. Comunque sia, lui è infatuato. Quell'altro voleva andare a cena. C'è solo lei in tutta la scuola? Di femmina? Non lo so. Oppure rilascia feromoni naturali. Kazuya Walker. Non Luke Skywalker. Pericolo. Addirittura pericolo. Ragazzi, ma adesso andiamo un pochino più a fondo, eh. Non posso assolutamente. Subito? No, dico, non posso assolutamente fermarmi qui ora. Ah, siamo 3 contro 3. Ah, pensavo io contro 3 di quelli. Meno male. Forte questo. Figata. Non mi ricordavo quello di Amy fosse addirittura femmina. Ah, vieni un po' qua. Yeah. Ehi. Oh, difenditi. Oh, yeah, baby. E basta. Ah, non te l'aspettavi, eh? Attacco in salto, nemmeno me l'aspettavo. Bene, it's all over for you. Eh? Ho cambiato anche la sua... Abbiamo già finito. Quanto è bello però quello là, oh, porca miseria. È un bulldozer per davvero con quell'ascia poi. È bellissima. Oh, siamo saliti, abbiamo preso OUS Trooper, che ho visto non è granché. Cioè, non è granché, non mi aumenta nulla e mi diminuisce altro, proprio. Per il mio AX00 è pessimo. Non ho... Cioè, oltre alle battaglie che abbiamo... Per strada così random, tipo Pokémon, incontri selvatici. Abbiamo anche le battaglie contro i ragazzini lì. E se volessi andare di qua invece? Magari c'è qualche strumento, che ne so. Io voglio riuscire a collezionare tutto, ragazzi, di quello che trovo. Ancora gli stessi, Yvonne, un'altra volta. Ah, posso cambiare arma così anche! E quando mi dite che posso cambiare arma col pad? Io che ne sapevo, io premevo qua perché mi stava scomodo. Posso fare col pad? Posso entrare qui? Ah, ma non devo andare... Vattene via. Ciao. Scusatemi. Vediamo un po'. E dai! Ancora? Ma attenzione, un altro forziere. Kit officina M. Wow. Deve essere sicuramente buono. Aura di forza e ora utilizzabile da bagna mano. Raffica cieca e aura di forza. L'aura di forza praticamente mi aumenta la difesa, cosa che io non faccio mai difendermi. Sono uno che preferisce passare ai fatti, all'azione. Ok, ci siamo arrivati credo a questo punto perché mi ha interrotto. Sì, siamo arrivati. Eccoli, va. Chi va là? Ma come chi va là? Se dovrebbero essere... Allora, cos'è quello?
Quello è uno yokai, è quello là degli yokai spettrali, dai. Bene, bene, guarda un po' chi c'è. Questo non è posto più adatto dei bravi ragazzi come voi tre. E chi ti dice che noi siamo bravi? A parte che sembra Jotaro con quel cappello e quel... Non è che è ispirato a Jotaro, solo il fatto che Jotaro era muscoloso. Questo è muscoloso e grasso, o grosso, sembra più che grasso e muscoloso, che è un abbinamento proprio grandi. È proprio un bel giorno fortunato, avevo giusto bisogno di qualcuno che mi facesse i compiti. Siete ancora in tempo per far dietro fronte e correre a casa dalla mamma se non volete mai. Ragazzi, non vogliamo approfittarne, sembra proprio di notte allettante. Sei libero di andare, Gabe, nessuno ti costringe a restare. Non abbiamo tempo da perdere, toglietevi di mezzo. Devo riconoscere che avete un bel coraggio, vi siete persi per caso? Niente affatto, siamo venuti di proposito, stiamo cercando un certo Hans. Hans è un ladro, ha rubato una cosa che aspettava a Van e siamo venuti a riprendercela. Non è che aspettava a Van, aspettava a qualcuno che la comprasse con i soldi, non con un cartellino falso, con un bigliettino. Benji Darby! Davvero Darby si chiama? Ma davvero? Io non so dare le voci, non so, devo decidere a che voce dare a tutti quanti. Ce n'è un altro! Rika, anche vedo che abbiamo ospiti. Tre macciosi che se ne vanno in giro a curiosare in cerca di Hans. Ospiti, eh? Poverini, non avreste dovuto fare tutta questa strada? Vi ha visti fare indagini su Hans a scuola. Non vedete di cosa vogliate da lui e non mi interessa saperlo. Ma fareste bene a tornare subito a casa. Chi? Se non fate i bravi faremo pentire di essere entrati nel nostro territorio. A me sembrano solo parole. Mi forse è meglio non farli arrabbiare. E così? Voi siete una sorta di fan club? Sono tre, guarda caso. Però quello con quel cappellino è fantastico. Fan club non dire proprio. Hans è il nostro caro amico, siamo come una famiglia. Sembra sia arrivato il momento di presentarci. Sì, sembra di sì. Siete proprio sicuri? Io odio il momento delle presentazioni. Su, forza! Lei è la Regina Rossa. Vi presento l'uomo dagli artigli. E questo è il Camaleonte. Noi siamo i moschettieri di Hans! È un nome un po' anomalo per una manica di scagnozzi. Sono dei leccapiedi, i tirapiedi, non i leccapiedi, i tirapiedi. Avete visto? Ecco perché non volevo farlo. Piccoli mocciosi, vi faremo vedere che cosa succede a chi invade il nostro territorio. Oh, hanno l'aria di essere molto forti. Lo siamo. Pensi davvero di potertela cavare contro di noi? Beh, pensavo veramente di sì. Certo, vincerò io! Spero tu stia scherzando, quell'LBX sembra tutt'altro che pronto. Vi farò pezzi e poi vi mangio. Facciamo una scommessa. Se vinciamo noi dovrete dirci dove possiamo trovare Hans, d'accordo? Sempre se vincerete. Quali sono le regole? Le regole sono nessuna regola. D'accordo, faremo una battaglia secondo il regolamento dei combattimenti senza limiti allora. Che stiamo aspettando? Regina Rossa all'attacco! D'accordo, LBX, vai! Ora li facciamo neri! Facciamo proprio assaggiare l'asfalto, la terra sulla quale camminano, gliela faremo mangiare. Nei combattimenti senza limiti gli inibitori dell'LBX sono rimossi. Avrai così punti vita per 3 e potenza attacco per 2. Tuttavia, se si esauriscono i punti vita, l'LBX subirà un guasto. Ho il kit officina, non mi preoccupo allora. Così posso ripararlo quando voglio. Ripararlo, meglio, fargli aumentare i punti vita quando voglio, quando posso. Va bene. Tank Middleton sta prendendo danni sotto spiano. Che succede? Oh no, ragazzi, sono nei guai! Ah, ok, parlano loro. No, ragazzi, in doppio no. Ok. I'm out already. Sorry, Van, I let you down. Sì. Ma quindi è già finita? Cioè, se va K1 finisce?
Ah, no, non sembra. Bello questo con le con gli artigli. You two punk, che sei? Clint Eastwood? Che dici punk? If you just run off like a good little boy, we'd have let you keep your LBX. Too bad. Where'd he go? Camaleonte. I can't take too much more of this. Mo si rivela. No, mo rivela il suo potere speciale. Non. Chi? Ah no, aspetta. Sup. Oh! I can't believe you showed up, Kaz. Grande Kazuya. Too much for you. What would you two do without me? Okay, it's time to hit this Joker where it hurts. Vai, facciamoli neri. Mamma mia. Dai. Ora. Chi è? No! Ah, ok. Regina rossa, sei mia. Alzati! Dai, tensione, ok. Si è ricaricato. Ma no, vieni qua. Oh mio Dio! Ah ah! Ti ho preso. Oppla! È andata Regina Rossa! Dove sei tu? Chi è questo? Chi è? Tank Middleton! Ci penso io a finirlo! Cos'è? Stoccata multipla, dai! Chiappalo! Fagli male! Tu! Niente, non mi ha fatto nulla! Beh, è andato anche quell'altro! Dov'è l'altro? Dov'è? Chi è? Ma quello è Kazuya che fa? Fa male a Kazuya? Dov'è? Dov'è l'altro? Qua c'era qualcosa. No, è scomparso. Andato, bene. Abbiamo vinto. Yes. Così si fa. Tutti quanti con la posa. Grandi. Ma non saliamo neanche di livello. Ah, ecco, ora sì. Medaglia fatta in casa, cos'è? Fai da te, do it yourself? DIY? Io ho perso! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo vinto! Sei stato grande in battaglia, Van! Com'è possibile? Quando Hans lo verrà a sapere saremo in un mare di guai. Svegniamocela! Ah, ci lasciate il diorama? Ah, te lo tieni tu. Ma però era bello come diorama! Ehi, aspettate, dovete dirci dove Hans! L'avevate promesso! Preferirei vedere i miei LBX fatti a pezzi da distrogli piuttosto che dirvi dove si trova Hans. Cavolo, è davvero fedele, eh? Forza ragazzi, inseguiamoli. Vieni anche tu, vero Kazuya? Ascoltate, voi non conoscete Hans, non potete essere così imprudenti. Andrà tutto bene, avanti, facciamogli vedere di cosa siamo capaci. Oh, d'accordo. Bene, allora direi che prima di andare a trovare Hans e a fargli il culetto nero, direi che possiamo concludere questo episodio qui e continuare nel prossimo. Anche se non ho modo di salvare, quindi devo un attimino trovare modo di salvare. C'è un metamo qui vicino? Non mi sembra ci sia un metamo nelle vicinanze. Quindi torno indietro. Il pericolo non... C'è ancora il pericolo? Allora dovrò affrontarli. Che devo fare? Però devo salvare assolutamente. La cosa buffa è che ora posso entrare da qui e arrivare prima al covo. Cioè nel posto dove ero prima. Quindi bastava che io sapessi come fare e potevo anche venire dal... Certo, fare il giro corto. Vabbè. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video di LBX, che sta diventando davvero interessante. Mi sta piacendo sempre di più. E io come sempre vi ringrazio, vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre più tardi con un nuovo video. Bye bye!